Benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, giovedì 12 settembre. Dunque, essere sinceri, veramente sono abbastanza sorpreso di darvi questa notizia, più che sorpreso direi proprio allibito. Infatti c'è stato, prima del caso di cui abbiamo dato notizia ieri, cioè quel signore oltre settantenne che dalle parti della scuola Caccin lunedì 2 luglio era stato diciamo assalito da una persona di colore, ce l'ha descritto come uno di medio orientale, in pratica abbastanza alto, circa 1,80 m. E in seguito alla pubblicazione del nostro servizio che c'è stata ieri, ci ha chiamato prima un amico che conosciamo, 50enne, che ci ha riferito che anche lui è stato aggredito con la stessa modalità, ma addirittura sabato 31 agosto alle 15 del pomeriggio, sabato 31 agosto alle 15, alle 3 del pomeriggio, in Viale Padova, nella strada proprio di fronte al Caffè degli Artisti. Un attimo, questo in bicicletta gli è saltato addosso e lui non se n'è neanche accorto, praticamente ha sentito lo strappo della catenina, è caduto, ha battuto il ginocchio. E questo qua è anche un ragazzo abbastanza, insomma, di media statura, ci vuole poco essere più alto di me, ma è più alto di me, e è riuscito a reagire e a afferrare, questo era in bicicletta, afferrargli la bicicletta, non era una bicicletta elettrica, ma questo è scappato via a piedi. Tra l'altro questo era molto legato a questa catenina, perché oltre, diciamo, al valore intrinseco c'era un notevole valore affettivo. Ha fatto la denuncia ai carabinieri e adesso noi non vogliamo creare allarmismi, perché magari è una persona che ha agito in questi giorni, poi è andato via, quindi non lo sappiamo, però ci sentiamo anche il dovere di, insomma, di porre una certa attenzione. Questa persona non è di colore, quindi non è un africano, o meglio non è una dell'Africa centrale. C'è sempre un po' paura come parlare, perché a volte puoi senza volere dire qualcosa di politicamente non corretto, ma dobbiamo dare la descrizione, non è perché questa persona è di un medio orientale, un arabo, che bisogna poi pensare che tutti gli arabi sono così, assolutamente, però lo diciamo appunto per descrizione. Abbiamo anche tanti chioggiotti che ne hanno fatto di tutti i colori, quindi non è assolutamente un discorso di razzismo, passatemi il termine che non c'è, e vi invitiamo a stare attenti e confidiamo che sia l'ultimo. Però questo qua, fatalità, è dopo la pubblicazione di quell'episodio, è una seconda persona che se viene fuori. Confidiamo, speriamo che non ce ne siano altri, insomma. Comunque, ripetiamo, ci permettiamo, col cappello in mano, non ci vogliamo assolutamente sostituire alle forze dell'ordine, che le denunce sono state fatte entrambi i carabinieri, stanno indagando, la bicicletta che è stata fermata e ce l'hanno i carabinieri, ma è una bicicletta normale, non è una bicicletta, diciamo, una bicicletta elettrica, e senz'altro sarà una bicicletta rubata. Per il momento è tutto. Se avremo altre informazioni, anzi invitiamo, se qualcuno ha subito le stesse cose, se cortesemente lo segnala, perché insomma ci sembra giusto dare la notizia, insomma. Sentire i genitori ieri parlare di autobus mentre attendevano il loro turno in negozio ha fatto capire immediatamente che il problema trasporti per i loro ragazzi ricomincia adesso. Genitori che hanno figli in scuole diverse che terminano alla stessa ora, ma che non hanno mezzi per tornare a casa, e genitori quindi che devono correre da un istituto all'altro per poterli prendere e accompagnare con un lavoro che permette loro di farlo. Se così non fosse, il problema sarebbe insormontabile. Corse che non soddisfano le esigenze dell'utenza scolastica, soppresse come molte fermate. L'utenza esasperata si chiede a che gioco si stia giocando, a cosa serva pagare un abbonamento, se ci sarà ancora un servizio scuolabus e se sia giusto che i ragazzi si debbano svegliare all'alba per cambiare bus ed arrivare a scuola. La giustificazione iniziale di questo sconquasso nel trasporto pubblico locale è stata la mancanza di autisti, problema che si sarebbe dovuto risolvere in qualche mese. Ma si tratta di una giustificazione che ora viene vista come una scusa, mentre corsa dopo corsa il servizio viene centellinato.
In tutto ciò l'amministrazione viene vista come la grande assente. Noi non sappiamo cosa si stia facendo dietro le quinte, ma sappiamo che sono stati fatti studi sui bilanci di ACTV, i cui risultati darebbero al comune la possibilità di controbattere alle teorie della partecipata, ma che non sembra si intenda usare. Una cosa è certa, il trasporto pubblico locale non ha mai cagionato tanto disagio alla sua utenza. Non c'è mai stata una crisi nel trasporto pubblico locale con risvolti di tale portata. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Beh, la notizia ci secca a darla veramente perché ci dispiace che il personale dell'ospedale di Chioggia, infermieri e infermiere, in questi giorni sono state bersagliate da furti di biciclette elettriche, e soprattutto di notte. Quindi chi smontava dal turno ha avuto l'amara sorpresa di trovarsi senza bicicletta, e sapete che le biciclette hanno un certo valore. E purtroppo è accertato, acclarato che non si tratta solo di furti occasionali, ma spesso, adesso non sappiamo il contesto questo dell'ospedale, ma spesso arrivano bande di ladri da fuori. E l'invito è quello di, oltre che la catena, che come vedete è molto facile evidentemente troncarla, è di mettere l'allarme, perché ci sono in commercio diversi allarmi. Quando avevamo dato notizia di quel furto di 6-7 biciclette elettriche che ci è stato fatto in Piazza Europa in prima serata, non era neanche tardi, una di queste era stata abbandonata perché aveva il satellitare e suonava in pratica. Quindi ci dispiace molto per gli amici dell'ospedale, infermieri e infermiere che fanno già un lavoro insomma abbastanza pesante, e soprattutto dopo questo periodo estivo che è stato veramente insomma, abbastanza faticoso, e che abbiano si trovano questa sorpresa è una cosa che veramente ci dispiace. Speriamo che questi vengano presi, ma sembra quasi impossibile. Sono rarissime le volte che le forze dell'ordine riescono a intercettare. È successo almeno una volta comunque che li hanno presi. Poi sapete benissimo che con le leggi c'è la denuncia a piede libero e pazienza. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. Il fenomeno delle agromafie guidate dalla criminalità organizzata si pone contro la società civile. Da studi fatti sulla criminalità in ambito agroalimentare sembra che il settore sia molto appetibile per gli investimenti di gruppi criminali che inquinano lo stesso settore, distorcendo la concorrenza, penalizzando gli imprenditori onesti, sfruttando i lavoratori irregolari e compromettendo la qualità dei prodotti, aumentando inoltre i rischi per la sicurezza alimentare e causando danni all'ambiente, alla salute dei cittadini e all'immagine del Made in Italy. A quanto risulta, secondo il secondo rapporto di Coldiretti Veneto presentato a Verona, nella filiera agroalimentare regionale sembrano emergere nuove forme di caporalato, gestite da società prive di terra, create appositamente per fornire manodopera illegale, generando concorrenza sleale. Inoltre, l'esposto della Premier Meloni al procuratore antimafia Giovanni Melillo, presentato il 5 giugno scorso, ha sottolineato le distorsioni legate al decreto flussi, che facilitano l'infiltrazione criminale nel settore. Nonostante l'impegno costante delle forze dell'ordine nel contrastare il fenomeno delle agromafie, questo sta crescendo in tutta Italia. Per questo motivo, Chioggia Ortomercato del Veneto invita a discutere su tale importante tematica presso la sala convegni
del mercato orticolo di Brondolo il prossimo 23 settembre alle ore 15. Al convegno sono invitate le autorità locali per discutere del problema e valutare se anche nella realtà produttiva locale si riscontrano segnali di tale fenomeno. Ritorniamo, vorrei dirlo sinteticamente, su purtroppo questa bruttissima vicenda di questo ragazzo, questo 25enne, che ha massacrato quel povero gattino e che, di cui abbiamo dato tutti i vari step delle varie notizie, e continuiamo a ricevere tantissimi commenti, alcuni che sono pubblicabili. Allora, i commenti, tra l'altro, alcuni arrivano su Facebook e quelli, diciamo, se ci accorgiamo che sono, che incitano alla violenza, o se ce ne accorgiamo in molto tempo, li cancelliamo. Sul canale YouTube c'è una selezione, quindi li leggiamo. Quelli che possono essere pubblicati li pubblichiamo, quelli che non possiamo pubblicare non li pubblichiamo. Stessa cosa sul giornale chiogiazzurra.it, c'è lo stesso il commento, e quando i commenti non si possono pubblicare, non si possono pubblicare. Siccome onestamente io non sto tanto a guardare i commenti, ma sia Micaela sia altri mi segnalano alcuni commenti che in qualche modo ci criticano perché non abbiamo messo le foto, il nome, eccetera, eccetera, per l'ennesima volta, per legge non si può fare. Questo ragazzo ha sbagliato, si è preso la denuncia, sicuramente la cosa avrà dei risvolti anche importanti, ma noi non possiamo pubblicare né nome né foto. Tra l'altro, chi sta continuando a pubblicare, non da noi, il nome, la foto, il numero di telefono e anche minacce, eccetera, eccetera, guardate che è passibile denuncia. E io vi devo dire la verità, io se fossi il padre del ragazzo avrei già fatto denuncia, cioè ve lo dico già tranquillamente, ma no, cercate di capire, questo non vuol dire essere di una parte, difendere l'indifendibile, è solo cercare di capire che c'è un modo di operare che è previsto dalla legge. Quindi qualcuno ogni tanto viene a dire sappiamo da che parte stai, francamente non stiamo da nessuna parte, in questo caso non stiamo da nessuna parte, non stiamo sicuramente con questo ragazzo che ha fatto una cosa orribile, orribile, ma non possiamo stare neanche dalla parte di chi pretende che mettiamo foto e nome e addirittura numero di telefono, cioè è una cosa francamente che non sta né cielo né terra. Quindi vi inviterei, uno, a smetterla con questi commenti che non va bene. In più, anche sinceramente, non è assolutamente prendere le difese di qualcuno, però guardate che questa situazione potrebbe sfuggire di controllo, sia perché qualcuno magari a un certo punto si sente il diritto di prendere questo ragazzo e fargli qualcosa di male, secondo perché anche questo ragazzo magari non si sa mai nella vita cosa può succedere. Quindi io direi stendiamo un velo pietoso, chiudiamo sta vicenda, ci sarà il processo, quando ci sarà il processo se verremo a sapere come andrà a finire, se verremo a saperlo, e si sentirà così e basta. Purtroppo questo gattino è morto, sta cosa che ha fatto questo ragazzo è veramente, io non riesco a capire come ha potuto fare una cosa del genere. Io penso che in qualche modo era alterato, perché io non ci credo che è, ma comunque non va bene fare tutti questi commenti messi in questa maniera, chiedendo, mettete la foto, accusandoci che siamo di parte. Sinceramente vi chiedo cortesemente di finirla con questa storia. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga, il gelato da passeggio più gustoso in cono, coppetta o con lo stecco.
Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 12 settembre, è la nuova farmacia in via San Marco a Sottomarina, vi saluto e vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiazzurra.it, canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News. Vi ricordo il canale YouTube Chioggiazzurra e la nuovissima app Chioggiazzurra. Continuate a seguirci. Ciao a tutti.